Beh, sicuramente abbiamo avuto una settimana, abbiamo provato a recuperare un po' di giocatori in ritardo di condizione per gli infortuni lunghi che ci sono stati. Stiamo facendo un po' di allenamenti assieme, chiaramente fermo restando l'assenza di Cefarelli, però andiamo avanti con quelli che ci siamo e con il recupero di Franco Migliori, che sicuramente può dare un aiuto in più alla squadra. Stiamo lavorando con una buona intensità, abbiamo fatto una discreta amichevole l'altro giorno a Reggio Calabria e chiaramente adesso ci aspetta una partita molto difficile perché Casa Pustellengo in casa sua è una squadra che gioca con grande intensità, con grande energia, è una coppia di americani molto, molto valida, molto positiva e un gruppo di italiani, soprattutto con Fulz, Chiumenti e Sandri, che stanno dando un grande aiuto alla squadra. Poletti una solidità grossa, un punto di riferimento per il loro attacco, ma credo che alla fine noi saremo artefici del nostro destino dal tipo di approccio e di intensità che metteremo nella partita, che è il vero problema di questo gruppo di ragazzi. La capacità di essere sempre solidi in te, grossi e concentrati, grossi nel senso di mentale, nella partita, e questo può fare la differenza. Se riusciamo, come stiamo provando a fare ogni giorno, a aumentare l'intensità e l'energia dall'inizio, sicuramente potremo giocarci alla pari con questa Pustellengo. Diciamo che nella partita d'andata proprio l'intensità è stata quella che ha fatto la differenza, perché Casa Pustellengo ha avuto vita fin troppo facile. Venivamo anche dall'infortunio del venerdì sera, del giovedì sera, questa giovedì sera di Lezia Smith che si ruppe il menisco e quindi ci ha fatto immediatamente saltare gli equilibri. Delle cose positive che avevamo fatto nella domenica prima contro Agropoli, le abbiamo perse immediatamente dovendo cambiare la squadra, dovendo cambiare l'assetto, dovendo ritrovare un nuovo equilibrio e questo l'abbiamo pagato, quella partita lì contro Casa Pustellengo. Prima cosa che risalta rispetto all'andata sicuramente la condizione del loro playmaker titolare che è Fulz, che diciamo che all'andata veniva da un precampionato quasi non giocato perché per problemi fisici. Adesso ha cominciato a prendere il ritmo della partita e sicuramente lui l'ago della bilancia che può fare migliorare la squadra di Casal Pustellengo. L'abbiamo visti già nei video, nelle ultime partite, dove lui, soprattutto la partita con Latina, dove ha smistato 13 assist e ha fatto fare 30 punti a Poletti, quindi già questa la dice lunga su cosa, sul nostro obiettivo qual è. Naturalmente è quello di mettere aggressività su di lui e cercare di farlo giocare sotto pressione. Infatti mi riallaccio a quello che dice il coach, poi alla fine la cosa principale che noi dobbiamo avere è quello di mettere l'aggressività sempre, perché questa deve essere una nostra caratteristica per andare avanti e per avere tutti i risultati che noi ci aspettiamo. E poi dico, a parte Fulz, è normale che adesso il livello del campionato si è alzato notevolmente, quindi gli italiani che a casa al Pustellengo, uno su tutti, Sandri, che sta tirando effettivamente con grandi percentuali da 3 punti, è l'uomo più pericoloso in questa squadra. Dico, a parte gli americani che sono di ottimo livello, sia Jackson sia Austin, nonostante stia giocando nelle ultime partite al di sotto delle sue aspettative, però è sicuramente un americano di livello. Poi consideriamo Poletti, lo sappiamo, lo conosciamo, e dalla panchina viene Chiumenti che dà tanta sostanza, essendo, dico, facendo questi campionati da tanti anni, quindi esperienza ne hanno veramente tanta. Poi dalla panchina viene Vencato, che è un giovane che ha giocato già da un paio d'anni che gioca in questo campionato, quindi riesce a portare il suo contributo sia d'esperienza sia a livello di far giocare la squadra. E noi di conseguenza dobbiamo essere attenti e vigili sulle cose che dobbiamo fare in campo. Però ripeto per l'ennesima volta, se non siamo aggressivi e non mettiamo le nostre cose in campo e facciamo fare tutto facile agli avversari, ci complichiamo le cose. Quindi negli allenamenti e soprattutto sull'amichevole che è fatta Reggio Calabria, noi abbiamo puntualizzato proprio questo in termini di aggressività. Infatti nel momento in cui abbiamo messo aggressività, parlo dell'amichevole,
abbiamo ottenuto risultati sia a livello, soprattutto a livello difensivo, e poi di conseguenza anche in attacco siamo riusciti a essere più fluidi. Quindi la nostra partita sicuramente deve essere lì, sull'aggressività e su imporre la nostra, il nostro ritmo in difesa, cioè di aggressività e mettere pressione a tutti, questo. Coach, per quanto riguarda il mercato, si è discusso a lungo di Guarino, la trattativa è sfumata, adesso Barcellona ha nel mirino qualcosa? Stiamo vedendo alcune cose per cercare di migliorare e di potenziare il roster per arrivare con un po' più di qualità questo gruppo di ragazzi. Ci muoviamo in una grandissima difficoltà di mercato, perché poi alla fine si può fare quello che si vuole, ma se i giocatori non ce n'è, c'è poco da dire. Stiamo muovendoci su tutti i fronti, dalla Serie A alla Serie B, dalla Lega A, dove stiamo provando a contattare se c'è qualcuno disponibile a muoversi, e fino al nostro livello Lega 2, fino anche ad andare in Serie B, magari c'è qualche giocatore che potrebbe liberarsi e potrebbe venire a darci una mano. Ci stiamo muovendo su tutti i fronti. Chiaro che avevamo puntato tanto sul discorso di Guarino, che all'inizio sembrava una cosa molto fattibile, poi per sue scelte personali di vita ha preferito altre soluzioni. Adesso stiamo vedendo altre possibilità, vedremo se riusciremo a concretizzarne qualcuna appena si apre questa finestra di mercato.